that's going. One credit. Let's start to play. Ciao a tutti! Questo è il nuovo podcast di GameSurf dedicato alle uscite al cinema più interessanti della settimana. Per prima cosa vi segnaliamo Godzilla, regia di Gareth Edwards. Si tratta del reboot della saga incentrata sul famoso mostro, che qui ha l'aspetto non di un'iguana gigante, come nella versione di Roland Emmerich del 1998, bensì quella di un grosso dinosauro, proprio come nella versione del 1954. Il film, prodotto da Legendary Pictures, inizia proprio nel 1954, quando i test nucleari fatti dagli americani nell'Oceano Pacifico risvegliano la leggendaria creatura. La data di uscita del film non è casuale. Quest'anno, infatti, ricorre il 60° anniversario della nascita di Godzilla. Se volete saperne di più sul film, non perdetevi il nostro video podcast interamente dedicato a Godzilla. Vi aspettiamo martedì pomeriggio su GameSurf TV. Nicole Kidman interpreta Grace Kelly in Grace di Monaco, biografia della diva che rinunciò al cinema per amore, diventando non solo una principessa, ma anche una delle personalità più affascinanti del Novecento. Il film racconta il periodo più tormentato della sua vita, in cui si trovò a dover affrontare difficoltà coniugali e diplomatiche. Siamo nel 1956, il principe Ranieri e il presidente francese De Gaulle sono nel pieno di un'aspra disputa. Grace Kelly è un bivio: seguire la propria passione per la recitazione o aiutare il marito a superare le difficoltà politiche. Per gli appassionati di parodie, arriva Ghost Movie 2, questa volta è guerra, seguito di Ghost Movie. Protagonista è ancora una volta Marlon Wayans, che del film è anche sceneggiatore e produttore. Dopo gli avvenimenti del primo film, Malcolm vive in una nuova casa con la nuova moglie, ma le cose non sembrano cambiare molto. Malcolm, infatti, continua ad essere vittima di avvenimenti paranormali. Fra i film parodiati in questo secondo capitolo, troviamo Paranormal Activity 4, Insidious e Sinister. Il 20 maggio uscirà nelle nostre sale il film postumo di Philip Seymour Hoffman. Si tratta del documentario intitolato Salinger, il mistero del giovane Holden. Il grande attore, recentemente scomparso, con la sua testimonianza contribuisce all'indagine su J.D. Salinger, scrittore misterioso e autore di uno dei libri più famosi di sempre, Il giovane Holden. Salinger ha infatti cercato in ogni modo di mantenere la massima segretezza sulla sua vita, ostacolando ogni tentativo di scrivere biografie che lo riguardassero. Fra i numerosi attori intervistati nel documentario troviamo anche Danny DeVito, Edward Norton e Martin Sheen. A chiudere la settimana cinematografica troviamo due produzioni, la prima giapponese e la seconda statunitense. Il Giardino delle Parole, film d'animazione di Makoto Shinkai, narra la nascita di un forte sentimento fra il giovane Takao, un ragazzo di 15 anni, e Yukino, una donna con alcuni anni più di lui. L'incontro fra Takao e Yukino avviene in un giardino, uno dei rari luoghi di pace della frenetica metropoli, dove i due continueranno a vedersi per tutta la stagione delle piogge. Abbiamo infine Maps to the Stars, il nuovo film di David Cronenberg. Il film, interpretato da Julianne Moore, John Cusack e altri importanti nomi dello star system americano, partecipa in concorso alla 67esima edizione del Festival di Cannes. Il controverso regista compie un'indagine su Hollywood e sulle sue contraddizioni. Con intento volutamente satirico, il film narra la storia di due attori bambini e di come il sistema hollywoodiano abbia inciso negativamente sulle loro vite. Queste erano le uscite più interessanti della settimana. Vi ringraziamo per averci seguiti e vi diamo appuntamento a settimana prossima con un nuovo podcast sulle uscite settimanali, naturalmente su GameSurf. Just play.